Salve ragazzi, ben ritrovati, sono sempre io, Mr. Tyke, e questa sera diciamo mi sono interessato a un'offerta diciamo della Telecom. Io ho sottoscritto un contratto da 7 mega tranquillo, arrivo a circa 5 mega 6 in download e a 0,40 in upload, che va abbastanza bene diciamo per dove mi trovo. scusate la voce. Diciamo, l'offerta è questa qui, diciamo, indicata a 3 euro al mese. Il primo mese è gratuito al momento dell'attivazione, diciamo adesso in questo periodo, e si può praticamente disattivare gratuitamente senza costi aggiuntivi. Ecco qua, ecco, non l'avevo visto, anche qua dice che il primo mese è gratis. E diciamo, quello che specifica dice che praticamente che aumenta l'efficienza e dovrebbe ridurre i tempi di latenza, ossia il ping della vostra connessione, del circa del 40%. Poi qua dice che fanno un check-up della qualità e stabilità della linea ed è attivabile per tutti i clienti. Infatti, per dove sono io, il mega internet, nel senso quello per avere un internet potenziato, non arriva, però questo internet play dicono di sì. Non ho idea. Io ho provato diversi provider come Vodafone e Fastweb, con la stessa linea, con gli stessi cavi, arrivavo a 3 mega e mezzo in download e in upload arrivavo a 1 mega. Quella è l'unica cosa buona, che avevo più upload. Ovviamente Fastweb è buono per quando ci sono le fibre ottiche. Quando sei in ADSL, secondo me in certe occasioni è meglio la Telecom. Sì, si paga leggermente di più, però comunque anche la qualità è migliore. 3 mega e mezzo contro i 5 mega, preferisco i 5 mega in download. E niente, io me la sono fatta attivare dicendo che comunque per una settimana me la tenevo gratis, anche se è un mese, però se è una cosa che non funziona è inutile tenerla. Io adesso non so come andrà a finire. Adesso volevo fare con voi, diciamo, uno speed test e registrarlo e poi magari andare avanti e appena me l'attivo ne farne un altro. Allora, adesso facciamo uno speed test. Io mi trovo in Liguria, mi trovo. Adesso abbiamo un ping di 34 che sembra buono. Anche se già mi sembra abbastanza basso, perché di solito c'ho 50-60, non vorrei che già me l'abbiano attivato. Però mi hanno detto, diciamo, che mi sarebbe arrivato un SMS sul telefono al momento dell'attivazione. Comunque 4,99, delle volte ho dei picchi di 5,5, dipende diciamo anche dalla linea com'è. Adesso c'è anche un po' di maltempo. Ecco, 0,40 e 4,99, perfetto. E questo qua diciamo è lo speed test. Facciamo il ping test invece, che è sempre per il sito di pingtest.net, sono sempre loro. Vediamo un pochettino cosa ci dice. Però vedete, c'è un ping abbastanza basso, diciamo. Non vorrei proprio che me l'abbiano attivata, quindi il video non serve a niente, perché di solito c'è intorno ai 50-60 e sono sul valore che ho detto prima. Se è così, speriamo che lo abbassino ancora. Adesso non lo so, perché è da un po' di tempo che non faccio lo speed test, quindi non mi ricordo bene come si comporta. Comunque, nel caso in cui ricevessi l'SMS, ecco, ping 19 addirittura. Mi sembra abbastanza strana questa cosa, mi sa che già me l'hanno attivata. Bene, io adesso qua mi dà che con ping test ho un ping di 19 millisecondi o microsecondi, adesso non so come vengono calcolati. Comunque di 19 è un jitter di, non so come si chiami questo qua, perché non ci ho mai fatto caso, diciamo, di uno. E la linea di qualità io credo che già me l'abbiano attivato, quindi ho fatto un video diciamo un po' così a vuoto. E per il momento metto in stop il video, e quindi quando mi arriva l'SMS rifaremo diciamo di nuovo il ping test e lo speed test, per vedere se si abbassano ancora, se questi qua erano i valori che già avevo prima, o se questo qua effettivamente sono i valori che mi hanno abbassato loro già attivando l'internet play. E niente, quindi ci vedremo alla seconda parte del video. Bene, rieccoci ragazzi. Ho constatato effettivamente che i test che ho fatto ieri sera erano già con internet play attiva, quindi la riduzione di ping era dovuta proprio all'attivazione, che è stata istantanea. Non ho ricevuto alcun SMS, quindi mi sono dovuto informare io se effettivamente era attivo o no attraverso sito e chiamando anche 187. E niente, allora dicevo, questa riduzione c'è stata. Se vogliamo rifare anche un ping test il giorno dopo la richiesta, giusto per vedere come funziona. Ricordo che il ping test comunque è una cosa, diciamo, è un test che è molto più accurato rispetto allo speed test,
per quanto riguarda il ping, perché vengono esaminati i pacchetti molto più attentamente. E mentre su Speedtest diciamo una cosa così grossolana solo per rendersi conto a grandi linee. E niente, stiamo rifacendo questo test, vediamo un po' i risultati se sono cambiati o no, o meno. Eh sì, sono. Ah no, sembrava che fossero saliti, invece ecco, è salito soltanto il jitter, o come si chiama, e il ping invece è rimasto invariato a 18. Ah, ecco qua, what is jitter è la variazione se è a ping. Diciamo, praticamente adesso a grandi linee, leggendo così alla veloce, sembra che praticamente la stabilità della connessione, diciamo, ecco, è salito a 2, ma ieri era 1. Poco fa ho rifatto il ping test, era sempre a 1, diciamo, una cosa un po' così variabile. Siamo in Italia, tra virgolette. E, niente, linea di qualità, ping 18, jitter 2, confronto al test che ho effettuato il 10 novembre 2012. E che era un ping di 52, un jitter sempre di 2 e linea di qualità A, diciamo il ping comunque è stato molto ridotto. E facciamo uno speed test di nuovo al volo. Diciamo qua il ping dovrebbe essere più alto perché è calcolato grossolanamente, infatti 32. Ecco, adesso non so se c'entra questa cosa nel maltempo di ieri, ma diciamo a me sembra un po' una castroneria. Comunque il download è di 5,59 confronto a prima. Ma questo non c'entra con l'internet play, l'internet play c'entra soltanto sul ping e questa è un'offerta 7 mega, non so se l'ho detto ieri sera, e un upload sempre di 0,40 che va bene, diciamo, sono le vanno bene, diciamo, quello che mi vendono arriva, va bene, 2 megabyte lasciamoli perdere, 1,5 mega, ecco. Niente, contro lo speed test che avevo fatto sempre il 10 di un ping di 72 calcolato grossolanamente, download di 5,4 upload di 0,39. Vabbè, queste sono cose a parte. Allora, conclusione dei test, l'internet play sembra funzionare, almeno io sono in città, sembra che funzioni bene. Se funziona anche alle persone che hanno internet, diciamo in posti un po' più isolati, se funziona ancora meglio. E devo dire che veramente sto rimasto soddisfatto. Non so voi se volete esprimere le vostre esperienze e diciamo possiamo fare una comunicazione diciamo tramite i commenti. Vi ringrazio per la visualizzazione e niente, spero che possiate vedere altri video. Ciao a tutti!